Ciao ragazzi, oggi Debbie, Dimple e Mandre vogliamo portarvi la ricetta della pizza hawaiana, perché in Filippine è la pizza che preferiscono, anche se per noi italiani sembra strana. Quindi Half kilo of flour, mette mezzo chilo di farina. but I'm using the all-purpose flour. Ma usa la farina, non quella 00, ma quella specifica per fare la pizza. Yes, I add already the 3 spoon of sugar. Quindi lei aggiunge 3 cucchiai di zucchero, 1 spoon of aqueous. poi aggiunge un mezzo cucchiaino di lievito madre. 1/4 of the 1 spoon, 1/4 of that is salt. È un quarto di cucchiaio di sale. Now I add with the hot water, Quindi aggiungi un po' di acqua calda. so it's quickly too. How you call Quindi si scioglie in maniera activate. semplice, che non è una ricetta troppo difficile. Quindi aggiunge un po' d'olio. You add oil Ha aggiunto un because po' when you d'olio. are mixing it will be stick in your hand. Se no si attacca la pasta alle mani, quindi in questa maniera diventa più elastica, più soffice e non si attacca alle mani. I add also 1 glass of milk, Quindi nella ricetta 200 ml. c'è anche un 200 ml di latte, quindi un Fresh bicchiere milk. di latte fresco. So now we already mix all, so we rest for 1 and a half hour. We will wait. Quindi adesso è pronto il prodotto e lo facciamo riposare per 1 ora e mezza. A dopo. So I pre-cook the ham. Quindi ha fritto questo, diciamo, prosciutto. Lei lo frigge prima. Quindi è un prosciuttino fresco, lei gli dà una leggera frittura. Quindi la ricetta, quindi abbiamo detto, è con i funghi. Quindi li Mushroom. soffriggi, you fry. I will fry a little bit. Ok, anche questi vanno leggermente soffritti. Ok, leggermente si dà una fritturina così a champignon dovrebbero essere, vero? Francesi. Funghi francesi, una leggera frittura. Quindi col prosciutto, quindi sarebbe una pizza prosciutto e funghi, però poi Debbie ci aggiunge l'ingrediente segreto. Actually, this is already cooked, but we just make it brown. Quindi basta una cottura veloce, sicché non diventa abbronzato, diciamo, 2 minuti di frittura, diciamo. Metti il sale, you add the salt. Quindi no sale qua. E il prosciutto lo taglia a quadretti, diciamo, grandi, perché è una pizza al taglio. Quindi questo qui lo usa come guarnizione della pizza. E is for the topping, cioè come guarnizione. Quindi adesso va a fare la salsa. Quindi che prosciutto hai usato? This is Filipino style. Ok, questo è un sugo di che? You Del can. monte dovrebbe essere. Yes. Sugo del monte usa Dimple. Actually, this already have cooked. Ah, ok, questo è precotto, quindi andiamo a riscaldare. You just need to make it a little bit hot. Andiamo a riscaldare un sugo pronto, diciamo. Ecco l'ingrediente segreto, quindi l'ananas, che in inglese si dice Pineapple. pineapple. Quindi è una pizza hawaiana, cioè questa pizza che in Italia non ha molto successo, ma qua in Filippine praticamente vogliono solo quella, diciamo. Look, the Hawaiian boy. Ah, ecco perché qua abbiamo qua. un bambino quasi hawaiano. Quindi, come potete vedere,
questo è il contorno che ne abbiamo. Un bel prosciuttino leggermente soffritto, funghi champignon leggermente cotti, lo stesso soffritti ma proprio lasciati appena appena, quindi sono ancora freschi. E poi ingrediente segreto, cioè l'ananas, questo fresco. Our ingredients is ready. We have the sauce, we have the ham, the ananas, pineapple and the mushroom. Quindi gli ingredienti sono pronti, quindi abbiamo la salsa, il ham, prosciutto, mushroom, i funghi e l'ananas. Ananas. But wait, I think we have missed something. È vero, ci siamo dimenticati il formaggio e la Coca-Cola, quindi devo andare di fretta a comprare, quindi con i soldi delle Filippine, perché qua si dice palit coke e palit cheese, devo dire così, palit coke e palit cheese, go. Questa è una maniera che Debbie Dimple ci mette ananas, funghi, salamino e poi il pomodoro. Quindi inizia a mettere il sugo. Pizza sauce? Sì, sugo. Pizza sauce. Adesso parla la sua lingua che ancora non capisco. Sa cosa stai dicendo? Massa 1.5 shaggy patobo. Ha lasciato un'ora e mezza a riposare la pasta. So actually guys, I'm mindset. Quindi è una bella pizza al taglio. A quanti what degrees you put in the oven? Yes, I'm gonna put this at 250 degrees. Ok, 250 gradi il,
il forno. So now we're gonna put quindi adesso iniziamo a mettere il salamino, cioè il prosciuttino, prosciutto, salame. Ayun mo pagkuhan guys, sabi ako na dyan siya. Walang ni siyang imagination. Quindi la scorsa volta abbiamo visto la pizza e le patatine fritte, invece oggi pizza speciale hawaiana. This is only my imagination guys. Diciamo che alla Dimple, dalla creatività di mia moglie. Imagination. Dimple. Like a plastic, it's fantastic. Diciamo his own version. La sua immaginazione. Adesso mette gli champignon. What you call mushroom. So quando non ibutan ang mushroom guys. Quindi il champignon. Però va bene anche. Mushroom. In Sardegna cioè abbiamo il zucchero e ferula, lo chiamiamo il migliore. Ako ni siya gikuan nagigisa kadalim. Gisa ni sana ko siya o kanin. Va bene anche il porcino, insomma. Fungo chiavette. So, ok. Che campagnolo, mamma mia, wow, fungo campagnolo. Per fare la pizza. So, guys, buttare una toppa. Adesso aggiunge l'ingrediente speciale che non abbiamo mai sauce. Visto. Cioè che alcuni ham. In Italia lo trovano troppo esotico. Questo. Sauce ham o canang. Mushroom karon buta na to ang pinakamalaki ng Hawaiian. Hindi, questa è proprio una this is una ricetta ananas. Classica. The poi ananas. Non lo so chi l'ha inventata, l'avranno inventata davvero alle Hawaii. Yes. They invent in Hawaii. I don't know. I don't know why they call it. La chiamano pizza hawaiana, però bisognerebbe cercare perché la chiamano. Mama, pizza. Se l'hanno inventata davvero nelle Hawaii. Oddio, Qualcuno sa perché la chiamano pizza hawaiana? Quindi adesso l'intramontabile formaggio che andiamo a tagliuzzare. Sincero che guys. Adesso sta parlando la sua lingua, quindi io qualcosa la intuisco. So in this portion you can serve for 1, 2, 3. You can serve like pizza al taglio. You know, 5 people, 6 people, 6 people you can maybe eat. When you say pizza al taglio, you know, it's not pizza round. It means you just put square and then you cut. That is why this is my own version, not that si chiama pizza al taglio. Traditional round pizza. Beh, è normale. There is pizza round e pizza al taglio. È normale. So guys, la mica io ang cheese guys, un panawa. It's normal, perfectly normal. Higug mo ang pakataan ni guys. Però la cosa strana è che ci mette l'ananas. Lava, you think that my husband will love me when I make this? Allora, la pizza c'ha questa cosa qua che ti fa sentire di buon umore a tutta la famiglia, perché il lievito, come fa a crescere la pasta, ti migliora l'umore. Come vedere la procedura di cottura, preparare gli ingredienti e mettere tutti questi colori. Poi io qua ci avrei messo il basilico comunque, perché è comunque un po' difficile trovare il basilico da queste parti. E sapete voi la storia della pizza? Perché la chiamano pizza margherita? Che l'hanno dedicata alla regina Margherita. Potete vedere una pizza, diciamo, alla maniera filippina, perché è un po' diversa, diciamo, perché è un po' più dolce, però è veramente deliziosa, cioè non ha niente di troppo esotico, capito? Perché la cucina da queste parti si assomiglia un po' alla nostra, infatti fanno anche il porcetto arrosto, cioè il maiale, la porchetta praticamente fanno. Quindi lasciamo riscaldare il forno per una decina di minuti a 200 gradi. E quindi Debbie usa questa tecnica che fa riscaldare il forno prima la parte di sotto e poi quella di sopra. Quindi stiamo andando a infornare. Quindi quanti minuti? How many minutes?
30 minuti in forno. So we wait for 30 minutes from now. Quindi la pizza è pronta, quindi adesso andiamo a sfornarla. Andiamo a sfornarla. It's very hot, è molto calda, quindi stiamo attenti. Ecco qua, la pizza hawaiana. Guardate che bellezza. Quindi abbiamo scelto anche come contorno queste patatine qua, che sono chips, patatine speciali sono qui. E chips. Queste sono buonissime. E quindi stiamo aspettando la seconda bottiglia di Pepsi, perché Dan Dan ha detto che vuole offrirci una Coca-Cola, cioè i buy e cook another bottle. Ciao Dan Dan. Quindi andiamo ad aggiungere la seconda bottiglia e col ghiaccio. Wow. Mi sta venendo sete, eh? Quindi, come potete vedere, è un'ottima pizza al taglio che Debbie ci offre. La pizza al taglio alla Debbie, che andiamo subito a assaggiare, anche se dovrebbe essere super... No, anzi, non è così calda. Wow, meglio della pizzeria. I like, veramente ottima. Poi questa variante di Debbie me la fa piacere anche con l'ananas, veramente ottimo. Perché boh, io gliela tolgo, io tolgo l'ananas nella hawaiana e lo mangio da solo, invece qua me lo sto mangiando assieme. Quindi andiamo anche a assaggiare le patatine. Ottima pizza qua abbiamo. Quindi andiamo a gustarci anche una ottima Coca-Cola fresca ghiacciata con il ghiaccio. Mamma mia. Che meraviglia ragazzi, freschissimo. Quindi ragazzi, va a ruba qua, guardate, record, finita in fretta, perché Debbie fa delle pizze bellissime e buonissime. Quindi ragazzi, se vi piacciono i nostri video continuate a seguirci, e pizza consigliata dell'anno, pizza hawaiana alla maniera di Debbie. Però quindi, se volete, provate le sue ricette, perché adesso le stiamo anche traducendo in italiano. Quindi grazie per i 10.440 iscritti. Quindi ci vediamo nel prossimo video, continuate a seguirci e guardate tutte le nostre playlist. Grazie, ciao.